ragazzi, che cosa è successo? È che il palio è stato annullato. Gli animalisti in trionfo. Cioè, gli animalisti godono perché non c'è il palio di Siena. Ma che cazzo? Quando sento gli animalisti perché dicono che i cavalli sono maltrattati, eccetera, eccetera. Ma quali maltrattati? Vegani, sono amati i cavalli, vengono benedetti addirittura. Comunque, nelle chiese, delle contrade. Hanno cominciato a rompere i coglioni alle contrade. Gli animalisti hanno cominciato a rompere i coglioni. Ah, siamo contenti, siamo contenti. Noi, ovviamente, abbiamo ricevuto le telefonate di questi animalisti. Senti qua, questo che ha chiamato, credo, il Bruco. La contrada del Bruco, certo. Pronto? Sì, buongiorno, parlo col Bruco? Sì, con la contrada del Bruco. Sì, senta, io sono Leopoldo. Non sono mica un bruco io. Prego? Non sono un bruco, sono una persona. Sì, sì, evidentemente. Mia, sì. Sto ascoltando, una persona e non un bruco, appunto. Mia. Io sono Leopoldo dell'associazione Avalli Liberi. E le volevo dire semplicemente esprimerle la mia goduria per il fatto che non si faccia al palio quest'estate. Lei se va a pigliarsi va nel culo, non si ha capito la sega. Io vedo come un maiale, capisce? Cazzillo, non ci ha capito niente lei, siamo meglio del mondo noi. Siamo una famiglia intera noi e viviamo con i nostri soldi, non con quelli rubati voi. Guardi, sarà un'estate meravigliosa senza palio. I nostri bambini non ci trovano, i vostri sì. Ben venga il coronavirus, fa saltare il palio. Ma noi speriamo solo che a lei, maledetto, non ci permetta più di tirarlo del genere. Senta, ma perché non ci andate voi a farvi frustare dai fattivi e a spaccarvi le zampe? Alla Toscana, poi a tirartela nel culo. Ma capito? Se lei si rompe una zampa, mica la battono, invece sti poveri cavalli la battono, capisce? E quella sedina che ti ruba soldi allo Stato e non fa la sega. Sono da buttare in culo anche la cani. Io godo terribilmente. Ma vado a pigliarti nel culo. Giustamente questo poveraccio. Beh, io capisco, ci sono famiglie la che passione vivono. Ma no, che famiglia, la passione e la rabbia di questo grande contradaiolo che giustamente rivendica una tradizione meravigliosa di questa città. Ma che scherziamo, ma Pronto? Signor Bruco, ma perché mi ha detto che devo pigliarla nel culo? Non è educato. Ma con questo problema di questo maledetto germe che attacca i fuoricani e non i delinquenti, lei si mette a fare un discorso del genere. Io faccio un discorso per i animali. Gli animali si vanno a rompere i coglioni? Ti pare normale? No, infatti, a te? Ha fatto benissimo a rispondere il troiaio. Ti pare normale? Benissimo. Ti pare no, normale? No, non è normale, te, manco dai. Per niente. Il palio è una tradizione millenaria, straordinaria, che tiene insieme un'identità di una città. Ma che scherziamo? Assolutamente, noi siamo grandi difensori del palio di Siena, che viva per sempre. Quest'anno c'è una piccola interruzione che ovviamente non ha nulla a che fare con questi stronzi di animalisti. Forse si recupererà, adesso vedremo cosa diranno i magistrati delle contrade.